Le Brigate Rosse hanno ripreso con una telecamera il processo a Roberto Peci. Definite voi questo documento che fu fatto circolare per dare una dimostrazione della forza, della lotta armata e della cosiddetta legalità proletaria. L'uomo che interroga è Stefano Petrella. È presente anche il professor Giovanni Senzani. Tutti e due sono ora in galera. Le riprese sono di qualità scadente, ma la testimonianza è drammatica e sconvolgente. Rosse, fronte delle carceri. Questo filmato è stato realizzato in una prigione del popolo durante uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto il traditore Roberto Peci. Iniziamo. Che cosa ti ha detto dalla chiesa quando hai parlato con lui? Dalla chiesa ho parlato alla caserma di San Lorenzo del Tronto per telefono. Parlammo e non riuscì a parlarci subito. Cioè, non chiesi direttamente dalla chiesa quando dovetti parlare con lui. Andammo dal maresciallo Cenere io e mia sorella e gli dissimo che volevamo delle garanzie se mio fratello fosse arrestato. Lui ci disse che personalmente non poteva darcele e quindi di ripassare 2 ore più tardi che vedeva con chi poteva parlare, con chi ci poteva far parlare, ci poteva dare queste garanzie. 2 ore più tardi tornammo, il maresciallo ci stava aspettando e mi fece parlare per telefono con qualcuno che poi mi si. Che disse di essere dalla chiesa. Lui mi chiese delle garanzie se avessimo fatto arrestare il mio fratello che l'avessero preso vivo. Gli chiedevo delle garanzie abbastanza concrete. Lui mi disse che non scritto o qualcosa del genere non mi pareva da niente, bensì la sua parola era riconosciuta da chiunque ed anche dai nemici e che poteva star tranquillo, che io potevo star tranquillo che l'avrebbero preso vivo. Ma tu nel momento in cui hai deciso di vendere tuo fratello, perché ti sei fidato proprio di dalla chiesa? Mi hanno passato lui per telefono, è stato il primo con cui ho potuto parlare. Quindi secondo te questo è stato un caso? Non lo so, penso che sia una cosa studiata, sì. Adesso vediamo un po' la storia del tradimento di Patrizio Peci. Mio fratello fu arrestato il 13 dicembre di fronte alla stazione di Torino. Stazione di treni, stazione Porta Nuova, alle 9 di mattina sulla balaustra dei taxi, 6 o 7 carabinieri che lo portarono in un appartamento civile di Torino, che non so quale. Qui fu portato e in questo appartamento fu trattato male. Aspetta un attimo, tu hai detto che è stato arrestato il giorno 13 alle ore 9 alla stazione dei taxi, alla stazione di Torino all'altezza del capolinea dei taxi. Il giorno, l'ora e il posto erano praticamente quelli che l'appuntamento che lui aveva dato a te e tu hai passato ai carabinieri. È così? Sì. Prosegui. Fu portato in questo appartamento dove fu trattato male, come io ho detto, e verso mezzogiorno, ovviamente dopo 2 o 3 ore che è stato arrestato, si dichiarò disposto a parlare. Allora questi chiamarono dalla chiesa e con lui venne un carabiniere di Marchigiano che faceva servizio a Milano per fare un riconoscimento formale, credo che si l'abbiano portato. Poi infatti dalla chiesa si fece raccontare bene o male le storie di Torino, tutte quelle che poteva in quel momento, in quel passo di tempo sapere. Sulla colonna, i rapporti che aveva. Dopo, quando si cominciò a far sera, gli disse che poteva tornare libero. Le condizioni erano che lui doveva comportarsi normalmente, la fare il brigatista effettivo, e nello stesso tempo doveva cercare di incontrare più gente possibile senza creare sospetti. Perché mio fratello gli disse, se devo fare qualche azione, nella chiesa gli rispose, noi non ci interessa in questo momento, è molto più importante il ruolo che devi fare, insomma, non ci interessa se tu fai azioni o meno. E così mio fratello tornò libero con i carabinieri che lo pedinavano e nello stesso tempo gli disse anche dalla chiesa che se prova a scappare, dato che era pedinato giorno e notte, gli avrebbero sparato. La mattina
La mattina al giornale radio sentimmo che mio fratello era stato arrestato. Qui la storia ci sembrò proprio strana. Visto che era stato arrestato, si trova la caserma di via Valfre di Torino. Telefonare alla caserma di via Valfre. Ma anche qui mi disse che non potevano dirmi niente, non sapevano niente. Anche perché non sapevano chi ero io, se ero veramente fratello, se ero un familiare, non potevano dirmi niente. Questa è la storia dell'arresto. Questa è la storia infame dell'arresto, il primo arresto non ufficiale, il secondo arresto ufficiale di Patrizio Pesci. Questo ci sembra un patto, un patteggiamento, infatti, un patteggiamento ancora una volta infame, perché pone come piatto, diciamo, del patteggiamento l'arresto di un militante delle Brigate Rosse, la cattura che avviene attraverso proprio la denuncia, la delazione, la svendita fatta da te in particolare. Bisogna anche tenere conto che lui diverse volte ha detto che voleva essere arrestato, che si era stufato. Abbiamo anche cercato di fare un po' in fin di bene, anche se ero pressato e minacciato. Fin qui la storia sembra seguire un corso abbastanza, potremmo dire, lineare. C'è un primo arresto, c'è un tradimento che già avviene allora, c'è un patteggiamento con i carabinieri, ci sono i carabinieri che decidono di usare questa carta molto importante per sgominare un'intera colonna e ci sono 2 mesi di lavoro su questo progetto infame. Poi si va avanti, il 28 marzo 1980 c'è l'eruzione nella base delle Brigate Rosse a Genova in via Fracchia, durante la quale i carabinieri uccidono a freddo, massacrano 4 militanti delle Brigate Rosse. Perché avviene via Fracchia? Dunque, si presentava alla chiesa, gli disse ha avuto dei problemi politici e altri problemi che non ti posso elencare. Adesso io ti avevo promesso diverse cose quel giorno che ti arrestavo la prima volta, adesso bisogna fare in modo che queste cose diventano pratiche. Allora io ho bisogno, gli ho detto, di fare clamore sulla tua storia. Innanzitutto perché nessuno sospetti che tu sei stato arrestato 2 volte. E seconda cosa perché dobbiamo spingere i politici, bene o male, ad accettare la tua storia e fargli rendere conto a un po' tutte le persone che comandano che tu sei disposto a collaborare. Mio fratello gli disse che a via Fracchi avrebbero trovato dei pezzi importanti delle Brigate Rosse. Allora la chiesa disse va bene, cioè se è veramente così importante via Fracchi, ci penso io, poi ti faccio sapere. Intanto dalla chiesa preparò l'azione di via Fracchi, credo l'abbia preparata personalmente, fecero degli appostamenti e poi uccisero quei 4 compagni. Fatto questo, è andato a Roma ed ha parlato sicuramente in prima persona con Cossiga. Comunque lui quando è tornato da mio fratello gli ha detto che aveva parlato con Pertini e con Cossiga, che erano dell'assicurazione. Adesso con chi personalmente ha parlato, se con Pertini o meno abbia parlato personalmente, non ne sono sicuro, però so che Pertini aveva delle garanzie. Al limite avrebbe firmato anche un provvedimento di grazia se fosse necessario per questa storia dei pentiti. Dalla chiesa tornò a Cuneo, credo, o non mi ricordo, forse tornò a Cuneo, mi aveva nel frattempo essere spostato. Comunque si rincontrò con mio fratello e gli chiarì la storia, come erano andate le cose, e tra questo momento abbiamo delle garanzie, che poi queste garanzie quali erano? Che sarebbe uscito prima di 6 mesi, che avrebbe avuto un lavoro all'estero e dei soldi che non c'era nessun problema a discuterne prima, perché quanti ne volevo io ne avrebbero dati. Questa è l'infame storia di Patrizio Pesci. Veniamo a te. Perché tu hai venduto e tradito tuo fratello? Quali sono i motivi? Detto, mio fratello aveva telefonato diverse volte a casa e veramente mi faceva veramente paura quello che faceva. Si vedeva che era veramente in crisi, anche a casa erano molto preoccupati. Questo è uno dei motivi. Altri motivi sono anche a livello psicologico. Abbiamo subito diverse perquisizioni a casa, tantissime. Ogni volta che venivano, anche di fronte a mia madre, dicevano appena vediamo tuo fratello gli spariamo in fronte. Addirittura un carabiniere dell'antiterrorismo una volta mi disse gli offriamo un caffè di piombo di fronte a mia madre che si sentì male.
E in più, quando fui arrestato per la storia della confabile, venni ricattato. Non ufficialmente, non a voce, però mi hanno fatto chiaramente capire che sarei ritornato immediatamente in galera. Come hanno fatto a fartelo capire? Me lo dissero in carcere, che non erano stupidi loro, che sapevano tutto. Quindi te l'hanno detto? Sì. Quindi, in base a questo elemento, tu decidi che tutto sommato è più conveniente per te collaborare con i carabinieri e garantirti la libertà. Tu, quando hai deciso di tirarti fuori dalla lotta armata, ti sei considerato un pentito, usando il termine largamente in uso oggi? No, mi chiamerei un dissociato dalla lotta armata. Non ci credevo più, sinceramente. Patrizio Pesce è un pentito? No. Spiega. Mio fratello ha detto che non si sente di stare in carcere. E per questo vuole uscire. No, non sopporto il carcere. E allora? Ha deciso di collaborare con i carabinieri per uscire il prima possibile. Bene. Dici cosa pensi di tutta questa storia e il tuo ruolo dentro questa storia. Io penso di aver fatto degli errori senza me, non li posso negare. No, non penso che siano gravissimi. Mio fratello invece mi ha fatto degli errori gravissimi, ha tradito veramente la lotta armata. Questo è quello che penso. Quindi tu cerchi di tirarti in disparte, di prenderti il carico minore di responsabilità, fin dei conti sei in mano delle Brigate Rosse, e ributti tutte le responsabilità o la massima parte delle responsabilità su tuo fratello. Sono cose che ha fatto lui, non le ho fatte io. In base al processo proletario a cui sei stato sottoposto, in base agli elementi emersi durante gli interrogatori, in base all'analisi di questi elementi fatta, le Brigate Rosse concludono il processo a Roberto Peci condannandolo a morte per tradimento.